Tra l'altro ad Agrigento c'è stato... Il confronto alla fine c'è stato. Sotto i riflettori di Rai Regione sulla terza rete, Totò Pennica e Marco Zambuto si sono sfidati. Un duello a colpi di fioretto e di spada. 25 minuti scanditi da attacchi, invettive e colpi bassi. E su questo, almeno, il confronto è finito in parità. Sia Pennica che Zambuto non si sono risparmiati, mettendo più volte in difficoltà la moderatrice, la giornalista Lidia Tilotta, che ha faticato parecchio a mettere a freno l'irruenza dei due. Già alla prima domanda, quella sulle alleanze. Sono un candidato di una lista civica, che non ha una tessera di partito, che ha preso un impegno con gli elettori perché non prenderò la tessera di partito neanche durante il mio mandato, ed è una candidatura che nasce sostanzialmente con l'idea di mettere attorno a me le forze sane della città per governare Agrigento con la buona politica. Il 6 e 7 maggio vi è stato un grande referendum popolare che mi ha dato un grande voto, soprattutto contro i partiti, contro gli uomini politici che oggi si sono messi tutti attorno al mio competitore, che è il candidato di Alfano, che è il candidato di uomini di governo che nella nostra città di Agrigento hanno fatto nella città di Agrigento, hanno soltanto preso voti e poi di fatto non hanno fatto nulla. Clima infuocato che ha proseguito anche sulla scelta degli assessori, ma il picco più alto si è avuto quando i due si sono soffermati sul centro storico. Sul centro storico ho presentato i progetti di riqualificazione, ho fatto le ordinanze nei confronti dei privati perché andassero a mettere in sicurezza i loro immobili, e in questo senso il mio competitore si trova in una condizione morale di incompatibilità, avendo una lite pendente con il comune, essendo proprietario di immobili per i quali non ha messo in sicurezza gli immobili nel centro storico di Agrigento. Siamo dovuti intervenire noi spendendo più di 300.000 euro. Sono dispiaciuto della caduta di stile di Zambuto. Lui parla dei parlamentari ora di un fatto personale. Infatti. Io ad oggi non sono indagato per il crollo del Palazzo Lo Iacono, la Procura della Repubblica ha indagato Zambuto per il crollo del Palazzo Lo Iacono. Vi pregherei per favore, basta, vi siete già confrontati abbastanza, vorrei soltanto che diceste agli elettori, intanto su un tema che è caldo e di cui si discute tanto in queste settimane, proposta secca rispetto all'IMU. Rivedrei le aliquote al minimo, nel senso che ad Agrigento l'IMU va pagata in una forbice quanto più vicina al minimo, ma con criterio e razionalità, senza i nervosismi e i proclami demagogici di non pagarla. Noi abbiamo sostenuto che prima di tassare e di continuare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, vadano a rivedere i costi della politica. E lo scontro anche sull'appello finale al voto. Il primo atto è rinunciare all'indennità di sindaco. Lavorerò per la mia città gratis perché io sono il frutto di una società civile che si mette a disposizione della politica avendo un lavoro e che non vive di politica. Non sono il presidente provinciale di un partito e da 20 anni non faccio il girovago tra i partiti. Il mio appello è quello di continuare con la mia città il percorso iniziato e la strada tracciata in questi anni, una strada di libertà che ha messo da parte i partiti, la casta, quei parlamentari che potevano fare tanto per la nostra città, a cominciare dal ministro Alfano. Basta. Nei miei confronti si mettono tutti insieme per cercare di riportare l'angetto e l'orologio indietro in questa città.